Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti. In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le piccole cose hanno l'aria da nulla. In realtà sono proprio le piccole cose che sanno dare la pace al cuore, perché le piccole cose sono la causa di quelle più grandi e sono il sostegno di quelle più grandi. E questo è il senso della parabola che abbiamo ascoltato. L'immagine della fine del mondo che accompagna la liturgia di Cristo, Re dell'universo. Un giudizio sul mondo che mi ha fatto pensare all'urlo di pace che dalla terra si sta alzando per questa terza guerra mondiale sparsa a pezzi, come la chiama Papa Francesco, una terza guerra mondiale che ci sta circondando. Ma allora, se Cristo è il re dell'universo, se Cristo è il padrone, l'onnipotente, dove è? Cosa fa? Come può permettere che l'uomo distrugga se stesso e la terra? Per il Vangelo Dio non agirà con magici interventi strabilianti, perché ha fatto qualcosa di straordinario, di forte, di potente, per cambiare questa situazione. Già, ciò che ha fatto Dio sei tu, sono io, siamo noi. Questa è la forza delle piccole cose. Già, Cristo non ha mani. Cristo ha soltanto le nostre specifiche qualità per completare oggi il suo lavoro di creatore e di salvatore. Cristo non ha piedi, ha soltanto la nostra presenza per raggiungere le situazioni di bisogno. Cristo non ha labbra, ha soltanto i nostri dialoghi quotidiani per abbattere i muri e costruire ponti. Proprio per questo, per Dio ogni nostra storia è una storia sacra. Le nostre piccole cose sono esattamente per Dio l'ultima pagina della Bibbia, che è proprio la pagina, forse la sola pagina, che oggi la gente legge della Bibbia. Mi ha sempre colpito nella parabola del giudizio universale che Gesù, nella griglia di valutazione, non richiede riti religiosi. Non dice
Siete andati a messa? Avete acceso candele? Avete fatto novene? Non c'è nulla di tutto questo. E se si sta attenti, non è neanche inserita la parola amore come sentimento vaporoso. Invece Gesù, come griglia di verifica, usa i verbi casalinghi di una mamma. Dar da mangiare, dar da bere, vestire, soccorrere, curare, capire. È il potere delle piccole cose. E il potere delle piccole cose è quello che mette tutto in stato interessante. Bellissima questa espressione. In stato interessante. È un'espressione bellissima che è andata però un po' persa e veniva usata proprio per attirare l'attesa di una vita nuova. Quando si parlava di una donna incinta, quell'attesa del venire alla luce che genera una identità carica di futuro e opportunità. Ma si diceva in stato interessante perché il venire alla luce di un bambino genera una nuova identità non solo nel bambino che nasce, ma anche in chi diventa papà, in chi diventa mamma, in chi diventa nonno, in chi diventa fratello. Una vita nuova genera nuove identità attorno a sé. Settimana prossima cominceremo il tempo di Avvento e nelle settimane di Avvento mi farò aiutare proprio da alcune espressioni che dicono il nascere una vita dentro, come in stato interessante, modi di dire comuni che ci permetteranno di seguire il crescere di Gesù nel pancione di Maria verso Natale, per essere come Maria e con Maria in dolce attesa del Natale, un altro verbo per dire gravidanza, in dolce attesa. Anche noi siamo in dolce attesa del Natale, ma anche in dolce attesa di una vita nuova. Per fare questo dobbiamo renderci conto che c'è bisogno innanzitutto che la nostra anima resti incinta. La parola incinta, se viene presa dal latino, significa solo senza cinta ed è una questione gestionale delle esigenze. Il vestito andava allargato e allora si toglieva la cintura. Potrebbe essere così anche il Natale, una gestione delle varie esigenze, gli auguri, i regali, le lucine, eccetera, eccetera. Risalendo invece al greco antico, la parola incinta richiama il kutos, che è lo spazio, la cavità, e allora incitos è l'entrare della vita in ogni singola cella, da cui viene citoplasma, per esempio, incinta sa di citoplasma, è la vita che entra dentro, perché come in una donna, quando entra una vita nuova, la vita riempie e cambia la mamma, così nella realtà, quando entra una vita nuova, cambia tutto l'ambiente. Proprio per questo, nell'antichità, il termine citos, entrare in questo spazio, diventava poi l'immagine della grotta che protegge, fa crescere e custodisce, e l'immagine del calice, lo spazio per centellinare e gustare. Curiosamente, lo spazio dell'inizio, la grotta e della fine della vita di Gesù, l'ultima cena. Incinta, entrare in uno spazio per renderlo vitale. Vorremmo anche noi fosse così la nostra vita. Ma perché sia così, abbiamo bisogno che la nostra anima sia pregnans, impregnata, come dicono in inglese. Incinta in inglese si dice pregmans, cioè pregnata, riempita, colma, lievitante di vita, quindi lievitante di Dio. E lievitante di Dio significa essere e augurarci che la nostra vita sia in der Hoffnung, come dicono i tedeschi, l'essere incinta. In der Hoffnung, che significa in speranza, una bellissima sfumatura che auguriamo per ciascuno di noi, per essere in stato interessante rispetto alla vita, per essere in dolce attesa di qualcosa di nuovo, per essere riempiti in ogni singola cella, incinta, per essere impregnati di speranza, per essere in speranza e così
avremo bisogno e saremo capaci di venire alla luce, risplendendo di bellezza, di bontà, di tenerezza, così da rendere tutte le nostre piccole cose gravide di Dio.